16, Treviso, caldissimo, però io sono a Treviso circondata dall'Istat, entriamo nelle vostre case. Tema è proposte, ragionamenti, provocazioni. La casa è ancora luogo della nostra intimità. Cioè, tornassimo indietro di un anno, parleremo di casa in termini di sostenibilità soltanto, di casa pensante, di casa green, di una casa magari fuori dalla città. Oggi ci troviamo a parlare di Covid-19 e di tutte quelle che saranno le conseguenze. Benvenuto a Luca Rallo. E tra l'altro entriamo anche con te in casa tua, a casa al mare, che lei è romano dell'Istat. Donatella Caprioli, psicoterapeuta. E proprio con la psicoterapeuta vorrei iniziare. Cioè, che cos'è la casa per tutti noi, secondo lei? La casa intanto è un simbolo di accoglienza e di protezione. Basta guardare un bambino quando comincia a camminare, subito si mette sotto una sedia o sotto un tavolo per cercare quella protezione dal quale è venuto. Quindi è proprio un archetipo universale, abbiamo bisogno tutti di una casa in qualsiasi continente noi siamo. E la casa è anche molto identitaria perché basta entrare a casa di qualcuno per capire come uno è. E questa accoglienza ne abbiamo assolutamente bisogno, ne abbiamo necessità, ma quello che è più importante è capire anche il senso del nostro abitare, che è molto legato al nostro corpo. In architettura si parla di corpo della casa, no? Eppure le stanze della nostra casa sono proprio abitate, e hanno un valore simbolico come proprio che passa dal nostro corpo. Noi quando nasciamo siamo spinti da un'energia di vita, no? Che ci porta ad attaccare, vediamo, a investire il nostro corpo prima nella bocca, poi negli sfinteri e poi nelle parti genitali. E questo istinto di vita, che lo vediamo nel bambino quando si aggrappa al seno della madre, che è proprio l'oralità, lo vediamo nelle nostre cucine. Noi possiamo capire come sono stati i nostri rapporti primari dal tipo di cucine che abbiamo avuto. E cioè se abbiamo delle cucine inesistenti oppure delle cucine esagerate, forse per riparare o perché siamo stati molto bene. Il bagno, che è una stanza molto importante per molto tempo, assolutamente indifferente a tutti, invece è proprio lo spazio dove finalmente chiudiamo la porta e siamo con noi stessi, è proprio anche quello, riprende un'altra parte libidica che noi investiamo 2 anni, che è proprio quella anale del controllo sfinterico, dove il Qui stiamo bambino. andando verso Freud, dottoressa, stiamo andando Sì, proprio ma per in dirle che temi molto ampi. per dirle che le stanze hanno un simbolismo e un significato molto importante. A seconda di come noi abitiamo le nostre stanze, il bagno, se è ordinato, se è un piccolo tempio per noi, ci dirà su come abbiamo investito le parti del nostro corpo. Quindi la casa è un'accoglienza, ma è anche uno specchio di come noi viviamo con la nostra identità e con la nostra, appunto, col nostro corpo. Si è parlato Quindi, di cucina, si è parlato di bagno, viene anche da bagno. pensare che casa è dove ci sono i propri affetti e gli affetti per tanti mesi non abbiamo potuto vederli, in qualche modo ci è stata un po' strappata quella casa. Esattamente. Rallo, com'è casa ora che casa è veramente quella fisica e non quella in giro per il mondo come prima? È cambiata molto perché prima la casa era totalmente diversa. Insomma, mi sentite? Ti sentiamo, ogni tanto sparisci la connessione, ma ormai siamo Ok. abituati a mesi, mesi, Purtroppo, vissuti a anche a lavoro proposito così, no? Sì, a proposito di casa, in questi giorni siamo nella casa al mare per viverci un po' gli ultimi giorni d'estate perché non accenna a terminare e quindi siamo un po' con la connessione ballerina. Però è stata una, ad esempio, delle prime cose che mi sono, diciamo, accertato funzionassero nel periodo, no, del lockdown, perché per me che ho sempre lavorato in casa ma passavo tantissimi giorni fuori, tra, non so, Milano, Bologna, Roma, andavo sempre in giro, mi bastava un computer e una connessione per sentirmi non a casa ma in ufficio. Ecco, portare invece l'ufficio a casa è stato abbastanza impegnativo, anche perché nei primi di gennaio, insomma, dopo la prima metà di gennaio è nata la mia seconda figlia,
Quindi quello è stato il primo cambiamento epocale e avere due figli in casa, insomma, è tosta per tutti da gestire. E trovarci a dover condividere, non so, l'ufficio, no? Quotidiano, la bambina che non andava più a scuola, la più grande, quindi la quotidianità completamente stravolta. Ovviamente parliamo di problemi molto leggeri rispetto, no, a chi ha vissuto la pandemia in maniera drammatica, però diciamo che quei 4-5 mesi hanno portato a cambiare completamente l'idea di casa, che già negli ultimi anni io avevo iniziato a sviluppare come una casa sostenibile, una casa votata al futuro, quindi una casa magari che era già pensata per le mie figlie, no? Quindi l'idea comunque di avere qualcosa di solido, non solo dal punto di vista strutturale, ma anche della sostenibilità, quindi futuribile. Quindi avevo già cominciato a cambiare. E poi nell'arco, insomma, di un mese, 2 mesi, ho capito di quanto la casa sia fondamentale, non tanto per abitarla, ma per viverla. Cioè non la casa dove torni dal lavoro, ti fai la doccia, vai a dormire e il giorno dopo esci, ma la casa, faccio un esempio banale, lo spazio ad esempio esterno, secondo me diventa fondamentale Esattamente quello per... che stanno facendo architetti e ingegneri, prima citata l'altro Milano, Cascina Merlata, case anti-Covid, ho scoperto, e quindi sono case che verranno tra l'altro consegnate nel 2023, dunque non è un progetto, diciamo così, che finisce domani, vuol dire che ancora nel 2023 e più avanti noi saremo proiettati verso quel tipo di casa, in qualche modo abbiamo velocizzato quel processo che stava arrivando, Romano. E non sento il microfono. Sì, ci sono. Sì, io mi vorrei riagganciare proprio a quello che diceva Luca. Secondo me uno dei dati statistici che rappresenta meglio il significato della casa per noi è il tempo che vi trascorriamo. In un giorno medio noi trascorriamo in casa, noi popolazione adulta di 18 anni e più, trascorriamo in casa 17 ore e 18 minuti, quasi tre quarti delle 24 ore. È un dato che ovviamente varia al variare della condizione occupazionale, si passa dalle 14 ore e mezza degli occupati alle 20 ore e mezza delle casalinghe, ma secondo me ci fa capire come la parola casa sia quella forse più rappresentativa più delle altre della nostra quotidianità. A casa facciamo di tutto, a casa non svolgiamo soltanto attività fisiologiche, dormire, cura della persona o il mangiare, ma ci dedichiamo ad altre attività, non solo di cura della famiglia, di lavoro familiare, ma anche di tempo libero. Un dato importante è che noi trascorriamo circa 3 ore e mezza del tempo trascorso a casa in attività di tempo libero. Quindi scegliamo attività che possiamo svolgere a casa. Sul totale del tempo libero di cui disponiamo in una giornata, il 70% è trascorso a casa. È ovvio, anche in questo caso ci sono delle differenze. Per i giovani la percentuale scende al 50%. Per gli anziani sale all'80%, però sono dati che secondo me ci danno l'importanza dell'ambiente casa per lo svolgimento di tutte le attività della giornata. Così Che è come ce ne successo in sono altri. lockdown però? Non ho sentito, In scusa. lockdown abbiamo un po' rivoluzionato il concetto di casa, anche se magari qualcuno di noi già viveva la casa in questo modo, avendo anche le possibilità Ecco. di tempo soprattutto, ma è stato rivoluzionato comunque per tutti il concetto. Sì, è stato sicuramente stravolta la nostra quotidianità e del resto lo diceva anche Luca, la casa è uno spazio, è un luogo di condivisione degli spazi e questi spazi cambiano, l'esigenza di questi spazi cambia al cambiare delle fasi del ciclo di vita o al cambiare, al verificarsi di eventi anche imprevisti come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, che ci richiedono una riorganizzazione degli spazi di vita. Nel mese di aprile, se guardiamo i dati delle forze di lavoro, la percentuale di persone che ha svolto almeno qualche giorno di lavoro da casa, è del 18,4%.
5,5%, 14 punti percentuali in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Quindi questo ha richiesto sicuramente la riorganizzazione degli spazi in molte famiglie, a patto che però questi spazi ci siano, perché non dobbiamo dimenticare che in Italia il 27,8% della popolazione vive in condizioni di sovraffollamento, a fronte di un dato medio europeo del 17%. Il 12% delle famiglie nel 2019 lamentava di vivere in abitazioni troppo piccole. Possiamo immaginare che a fronte di questi mutamenti che stanno avvenendo nella nostra attività lavorativa, questa percentuale cresca, proprio perché crescerà, diventerà da quello che stiamo vedendo un dato un po' strutturale, no? Il lavorare da casa, e richiederà quindi una riorganizzazione degli spazi. Ma è importante anche l'altro aspetto a cui facevate riferimento, cioè la disponibilità di spazi all'aperto. In Italia il 10% delle famiglie vive in abitazioni che non dispongono né di un giardino, né di un terrazzo, né di un balcone. Possiamo ben capire quanto i mesi del lockdown siano stati difficili, soprattutto per alcune tipologie familiari in presenza di bambini piccoli. Quindi da questo punto di vista è ancora più interessante poi analizzare i dati che ci restituisce l'indagine che come ISTAT abbiamo condotto in pieno lockdown, proprio per fotografare la quotidianità e le reazioni che abbiamo avuto a fronte di questo momento così complesso. Io vorrei sapere dalla dottoressa Caprioglio se nel momento in cui lavoriamo da casa e smart working, al di là della libertà di essere dove si vuole, magari di potersi avvicinare anche alle proprie famiglie, al proprio paese d'origine, quando manca l'atto dell'uscire di casa, di vestirsi, di andare verso la direzione del lavoro, che cosa succede? Manca un po' di creatività? Oppure, perché all'inizio, in qualche modo, se ci tolgono dal luogo di lavoro, quasi ci si dimentica di come si fa quel lavoro in un altro ambiente, diciamo così, nella casa dove di solito non si lavora. Abbiamo visto che abbiamo bisogno anche di integrazione. Va bene la casa ci ha protetto, possiamo dire, perché ci ha anche, diciamo, aiutato a sanare le nostre inquietudini, le abbiamo tutte messe a posto, tutta risistemata, tutto tolto via le cose. Questi sono dei meccanismi utili per rassicurarci. Però non possiamo stare senza lo sguardo esterno, abbiamo bisogno dello sguardo della città che ci rimandi quello che noi siamo. Quindi abbiamo sofferto di questa solitudine. Molta gente è stata bene dentro casa, ma molta gente si è sentita anche impazzire dentro casa. Difatti sono aumentate le problematiche psicologiche, sono aumentate le separazioni, sono aumentate le violenze in casa, perché la casa può essere anche molto patogena, no? E d'altra parte tutti abbiamo bisogno del nostro spazietto nella casa. Penso ai carcerati che vivono sovraffollati nella cella, ma ognuno ha il proprio spazietto, quindi questo l'abbiamo capito. Abbiamo bisogno di uno sguardo, come diceva Luca, fuori dalla guardare fuori, guardare oltre la siepe, perché questo proprio non ci riporta a una specie di enorme ego riferimento. E nello stesso tempo abbiamo bisogno proprio dell'incontro che ci dà la città, dello scontro, dell'imprevisto, anche del pericolo della città, ma che ci dà una dimensione di noi stessi. Difatti quella visione delle città vuote era terrificante, era mortifera, perché mancava la gente, mancavamo noi lì dentro. Quindi come diceva lei giustamente prima, Francesca, nelle nuove architetture sono assolutamente contemplate i terrazzi oppure dei bow window, oppure bisogna studiare le soglie che siano più ampie. Penso ai gradini di una dei paesetti, no? Dove uno si metteva fuori casa, cioè delle architetture di transizione che, se dobbiamo stare dentro, abbiamo una possibilità di uno sguardo e di uno scambio con l'esterno. E infatti so che stanno studiando proprio questo, sulla non la demolizione, però è difficile da smontare, stanno mandando l'approccio tecnico sanitario dentro le case. E tra l'altro c'è un dato che arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di questi due anni, che dice 4 milioni di morti l'anno per permanenza in luoghi chiusi e quindi all'interno della casa. Questo è un altro dato. Ma Rallo, come ti immagini la casa dove vuoi vivere? Siccome tu ci stavi pensando già da prima in realtà, e adesso si sta realizzando per altri motivi, e stai spostando, hai appena comprato casa. Sì, Francesca, è una notizia proprio recentissima. Una casa che avevamo visto un anno fa, quindi abbiamo
diciamo, metabolizzato la scelta in maniera consapevole. Con l'arrivo, come ti dicevo, della seconda bimba abbiamo cominciato a percepire la casa, che era già più grande della precedente, come un po' piccolina, e quindi abbiamo valutato l'ipotesi di una casa più grande. E se c'è una cosa che la dottoressa ha detto che è vera al 100% nel mio caso personale, è quello che già nella casa che abbiamo scelto abbiamo iniziato a dividerci gli spazi. Mia figlia ha scelto la sua stanza, ha scelto la stanza per la sorellina. Io ho scelto il mio studio dove metterò la sede della società che gestisco. La mia compagna ha già deciso dove, ad esempio, fare una stanza per il tempo libero, no? Chiamiamola così, il tapirulan. Quasi come se avessimo già organizzato la vita nella nuova casa. E questo è conferma di cosa? Che la casa va vissuta totalmente, no? Per tutta quella che uno acquista, cioè per quanto sia grande la casa che stiamo prendendo, l'abbiamo già completamente divisa, quindi è come se fossero tutte mini case per poi, non so, valutare l'organizzazione di una festa, ad esempio, no? Di una cena, quindi stiamo già, diciamo, sognando Mi ti ha e sfiorato anche il secondo me. pensiero che possa in qualche modo allontanarti dall'idea di prigione, visto che la casa, se non è in lockdown, diventa una prigione. Assolutamente, assolutamente. Per noi, fortunatamente, la casa durante il lockdown non è stata una prigione, per il semplice fatto che era, a parte eravamo in un condominio, quindi al terzo piano, già il fatto di essere alti era già una liberazione, no? Rispetto magari a un primo piano o a un, non so, una casa bassa, no? Anche una casa singola magari. E poi avevamo una cosa molto bella secondo me, diciamo il sole su tutti e due i lati della casa, paralleli. Questo ci dava la possibilità di vedere sia il tramonto sia l'alba. E questa è un'altra cosa per me fondamentale, il fatto di avere la luce tutto il giorno dentro casa. Quindi quando prima Clelia parlava delle persone che vivono in una casa senza un balcone e senza uno spazio esterno, mi sono sentito veramente per un attimo chiuso, perché ad esempio per me la luce è fondamentale, ma penso un po' per tutti, però c'è chi, diciamo, vive questa cosa in maniera molto, molto importante. Che una ricerca tra l'altro di Clelia, che è basata sul lockdown, anche sulle attività fatte dentro la casa, è che quello che emerge è che non c'è tanta differenza, vero, tra le famiglie oppure una mamma con un bambino, una single, un single. Abbiamo più o meno fatto tutte le stesse cose. Sì, diciamo no, le attività ovviamente sono declinate in maniera diversa, la quotidianità si declina in maniera diversa in base alla nostra condizione familiare, alle nostre caratteristiche individuali. Però il dato che mi sembra molto importante, che forse ci deve anche un po' rassicurare rispetto a quello che stiamo dicendo, è come ha reagito la famiglia. Quindi il contesto, come dire, familiare. A fronte di un periodo così difficile, perché questa indagine ci restituisce l'immagine di una famiglia molto solida che ha saputo resistere. Ce lo dicono i termini utilizzati dai cittadini per descrivere il clima familiare, indipendentemente dalle caratteristiche della casa. Tre quarti dei cittadini usano termini positivi: bello, buono, sereno, tranquillo, ottimo, amorevole. Sono i termini scelti spontaneamente da loro per descrivere il clima familiare, che è stato definito con termini negativi solo nell'8% dei casi, nel 15% invece con termini che non possono essere definiti né positivi né negativi, tipo la parola normale, che ovviamente può rimandare a una normalità serena ma anche difficile. E questo viene confermato e quello che la positività delle relazioni familiari risalta ancora di più a fronte delle parole che invece sono state utilizzate per descrivere le giornate, che sono state ovviamente giornate difficili, vissute spesso all'insegna della noia, della monotonia, della frustrazione, della solitudine per alcuni o dell'ansia, della preoccupazione per altri. Quindi la famiglia ha reso sostenibile, un periodo complesso, un periodo difficile per tutti noi. Il 93,4% dei cittadini ha definito
definito buoni o ottimi i rapporti con i familiari conviventi. Per l'81% i rapporti sono rimasti inalterati in questo periodo, ma addirittura per il 15,6% sono migliorati, una percentuale ben più alta del 2,6% che invece dichiara un peggioramento in questo periodo. Anche la coppia ha resistito all'impatto del lockdown, perché nell'86% dei casi le persone in coppia ci dicono che il rapporto continua ad andare bene come andava già bene prima. Nell'8% dei casi è migliorato, solo nel 2,8% dei casi è peggiorato. Quindi una positività delle relazioni familiari che viene anche espressa attraverso la condivisione delle attività in famiglia, il piacere di chiacchierare spesso insieme. Lo fanno il 75% dei cittadini, il 75% anche condiviso, spesso qualche volta attività di svago, e lo si è fatto soprattutto in presenza di bambini piccoli che evidentemente hanno favorito la condivisione delle attività e anche, come dire, un clima più sereno o comunque più come dire più tranquillo per affrontare quella che è stata una difficoltà assolutamente oggettiva. Questo però non significa che non ci siano state delle criticità. Le criticità ci sono state. Uno 0,2% di persone dice che i rapporti sono cattivi, cioè ha definito cattivi i rapporti con i familiari. Si tratta di 50.000 persone. Anche se guardiamo alle persone in coppia, ci sono appunto un 2,8% di persone che dicono che i rapporti continuano ad andare male. Nell'1,9% dei casi ci sono state più incomprensioni, nello 0,2% addirittura litigi forti. Arriviamo a 1 milione di persone in coppia che hanno evidenziato delle criticità. Addirittura un altro campanello d'allarme viene dal dato relativo al 9,1% della popolazione, circa 3 milioni che hanno espresso il timore di dire o di fare qualcosa in casa, lasciando trasparire appunto un ambiente non del tutto sereno, comunque in cui non ci si sente liberi di esprimersi. Al di là di tutto, comunque si può anche dire che è stata una sorta di cattività. Poi quando ci si vuole bene in famiglia le cose certo si riescono a superare. È una provocazione per Caprioglio, perché mi è capitato di leggere Jodorowsky, quando cita Marinetti, parlando di poesia, dice la poesia azione, diceva Marinetti, parlando però di Pablo Neruda, e dicendo che è stato uno dei cinque, anche se comunque sono pochi, poeti cileni a metterla in pratica la poesia. Cioè negli anni 50 in Cile era talmente tanto il Cile pieno di poesia che la politica, gli ambienti culturali, tutti vivevano di poesia, a tal punto che quest'uomo Neruda di poesia ne ha fatto una causa, ci viveva, si è fatto costruire una casa a forma di castello per quanto credeva nella poesia. Allora io mi domando, in un mondo in cui oggi rivoluzioniamo tutto e anziché comprare un oggetto che sta bene in casa, siamo noi che costruiamo un oggetto che sta bene a noi, che stiamo bene in casa, è in qualche modo possibile il grande cambiamento? Cioè non andiamo incontro alla sostenibilità per salvare il clima, ma perché capiamo che salviamo noi stessi così, dottoressa? Sì, è una buona... Sì, credo che dobbiamo capire il senso di come noi abitiamo. Prima Luca ha detto delle cose interessanti, ho capito quello di cui avevamo bisogno, è riflettere su come viviamo e anche capire se tutte le cose che avevamo prima sono ancora utili, cioè se l'oggetto è importante. E quindi quando c'era la provocazione della poesia, la poesia vuol dire pensare poeticamente. C'era Hölderlin che diceva poeticamente abita l'uomo, no? L'uomo dovrebbe vivere con poesia, cioè con una capacità intanto anche di ascoltare i suoi sogni. La casa, prima di tutto, non è solamente uno spazio fisico, ma è uno spazio mentale, è uno spazio dove ognuno mette i propri sogni e deve essere così, perché, come diceva Luca, ognuno ha trovato il proprio angolo, ma ognuno ha la propria storia. E poi la casa, come dicevo prima, è l'accoglienza, e se noi non abbiamo avuto un'accoglienza primaria buona, e purtroppo la casa lo riflette. Noi cercheremo nella casa, nelle mura fisiche, delle pareti affettive. Quindi la casa ha una valenza anche molto riparativa. Allora, che cosa ci vogliamo mettere nella nostra casa? E soprattutto, come la viviamo?
Questo è il grande interrogativo di adesso che il Covid ci ha dato e che ci darà forse, speriamo di no, ma insomma intanto siamo in una incertezza che ci porta ancora a guardare le nostre case come presidi terapeutici. Io gli dico che è così, perché ci permettono di capire, primo, se viviamo bene, se abbiamo pensato a concepirla bene questa casa, perché è come dare qualcosa di buono al nostro corpo. Questo è interessante, quindi ci viviamo bene o ci viviamo male? Possiamo riparare qualcosa, possiamo recuperare un benessere che non è estetico, ma è anche poetico, cioè dove ognuno di noi mette quello che per lui è necessario e non il superfluo, ma il Tanto è necessario. necessario per Luca mettere, lo dicevi poco fa, costruire uno spazio di lavoro, perché tu decidi adesso che lavorerai da lì. E non sei l'unico, e non sei, cioè, insomma, non sono poche le persone che stanno decidendo questo. Mi ha colpito leggere su Forbes oggi di un'azienda che offre 20.000 euro per trasferirsi lontano dalle grandi città. Allora, in qualche modo, chi accetterà e prenderà il 10% in meno dello stipendio contribuirà a ridisegnare una città che, cioè, prima era compito di un architetto, tra gentrification, eccetera. Adesso sarà il lavoratore che, andando via dalla città, decide come diventerà quella città senza neanche più vederla. Luca. Assolutamente, io ricordo un paio di anni fa una discussione con degli amici e l'argomento centrale era il fatto che sempre più persone si spostavano dai piccoli centri per andare nelle grandi città e questa è una cosa iniziata tantissimi anni fa. Il lockdown, penso la pandemia, questa nuova, no, modalità di smart working, che poi non è neanche smart working, in molti casi è semplicemente telelavoro. O lavoro agile, o io mi amavo definire nomade digitale, no? Perché lavorando da solo non ho un'azienda che mi ha mandato i smart working, l'azienda è la mia, quindi automaticamente io ho deciso di lavorare in casa, ma avrei potuto prendere un ufficio. Ecco, questo cambio di paradigma, cioè di passare dai piccoli centri ai grandi centri, adesso sta subendo un dietrofront importante. Io conosco tanti amici che vivevano a Milano perché lavoravano a Milano e adesso sono tornati, non so, nelle Marche, in Puglia, in Sicilia. Ognuno è tornato nella sua città d'origine, ma lavora sempre a Milano. Cioè, nel senso, lavorare a Milano non significa vivere a Milano, significa lavorare in una delle città che ha più possibilità di sviluppo, che ha business, che ha networking, che ha. Cioè, io sono uno dei primi che andava spesso a Milano, però quello ad esempio che facevo io era partire la mattina presto e tornare la sera tardi. Ecco, mentre in un periodo di circa un anno fa stavo valutando realmente l'idea, ma non è forse meglio che andiamo tutti a vivere a Milano? Adesso non ci penserei, no? Neanche una volta, tant'è vero che nel giro di 7-8 mesi abbiamo comprato casa e ci siamo stabilizzati in una piccola media città fuori Roma, nel Lazio. Vicino alla mia città, perché io non sono neanche io vivo a Frosinone, ma non sono di Frosinone, sono di Aprilia. Ecco, ad esempio, questa è un'altra cosa che particolare. Secondo me la casa non è detto che sia nella città dove si è cresciuti, perché tendenzialmente si può scegliere di vivere in un'altra città. Però in questo momento penso che sia fondamentale vivere invece nella casa che ci siamo scelti, cioè scegliere una casa al di là della città dove si vuole stare e dove si pensa di stare bene. Questo secondo me diventa fondamentale. E infatti alla fine la scelta di prendere casa è stata anche legata all'aspetto di lavorare in casa. Cioè nella mia casa io ho una, due stanze dove posso mettere in piedi un vero e proprio ufficio. In questo momento ti dico la verità, nella casa dove siamo adesso e che lasceremo entro 2 mesi, io ho la sala da pranzo adibita a ufficio e la mia scrivania è un tavolo da pranzo. Ecco, onestamente faccio un po' fatica, no, a Anche perché non sei da immaginare. solo, non sei da solo. E il Infatti. lockdown è successo un po' di tutto. E tra l'altro, Clelia, l'indagine parla anche di quello che abbiamo fatto in lockdown, che immagino sia un po' cambiato oggi.
Assolutamente sì, infatti, sì, è stata stravolta la nostra quotidianità, anche i tempi, il tempo dedicato alle attività fisiologiche, che è un tempo tutto sommato stabile, ha subito delle trasformazioni. Un terzo di noi si è svegliato più tardi, un quinto della popolazione è riuscito a dedicare più tempo proprio al dormire, ma anche il tempo dei pasti è cresciuto, cioè il fatto che la famiglia fosse più frequentemente riunita al completo ha fatto sì che i pasti diventassero un momento anche conviviale, anche nei giorni feriali, quindi non soltanto nel fine settimana. E quindi per un terzo, anche in questo caso, per una quota pari a circa un terzo di popolazione, il tempo dedicato al consumo dei pasti principali, allo stare a tavola, è cresciuto. Ovviamente il fatto di essere tutti a casa, il fatto di utilizzare la casa in maniera, come dire, più frequente ha portato anche all'esigenza, come dire, di un maggiore impegno nella manutenzione ordinaria, nei lavori di pulizia e di riordino, un momento difficile in cui non si poteva contare sull'aiuto esterno, sia né di un familiare non convivente né di personale a pagamento. Questo ha fatto quindi sì che per molti di noi, insomma, crescesse il tempo dedicato alla pulizia della casa. Un dato interessante, insomma, che ci ha colpito è che si è vista una riduzione del gender gap nelle attività di pulizia della casa. Sappiamo che l'Italia purtroppo, come dire, è nota per un gender gap molto elevato, quindi che arriva a 46 punti percentuali tra uomini e donne, e che si è ridotto invece a 27 punti percentuali. Quindi diciamo che in questo periodo forse la sospensione dell'attività lavorativa per alcuni, la riduzione del carico lavorativo per altri, ha condotto appunto a una maggiore Voleva spinta un alla lockdown, collaborazione, alla fine viene fuori che ci voleva un lockdown. ha facilitato la conciliazione, ma non per tutte le attività. Anche la preparazione dei pasti, per esempio, ha impegnato il 63% della popolazione, prevalentemente donne e meno uomini, però è interessante vedere la nostra capacità di reinterpretare anche attività che potremmo definire obbligate, no? Come appunto la preparazione dei pasti, in maniera diversa, creativa. Abbiamo più frequentemente, ci siamo cimentati nella preparazione di prodotti lievitati, consumando più farina. Abbiamo visto come nei nostri supermercati fosse difficile ritrovarla, e abbiamo preparato pizza, pane, pasta fatta in casa. Il 41% lo ha fatto più di una volta a settimana. Questa percentuale si attesta sul 30% in periodi normali. Così come l'amore per la casa, la cura per la casa, l'abbiamo manifestata svolgendo più frequentemente altre attività che probabilmente aspettavamo soltanto, come dire, il momento, come dire, giusto per poterci dedicare, insomma, a queste attività. Ripeto, giardinaggio, cura dell'orto, anche manutenzione straordinaria della casa. Hanno visto una percentuale più elevata di persone dedicarvisi e farlo anche con maggiore frequenza. Quindi tutto questo probabilmente ha contribuito a creare quel clima familiare accogliente, come si dice, e anche caldo, che spiega il perché poi i tre quarti della popolazione abbiano utilizzato termini positivi per descrivere il clima familiare appunto in questi giorni. Infatti questa è una cosa bellissima, ma allo stesso tempo chiedo a Caprioglio, non riesco a capire, quando eravamo in lockdown sentivo spesso dire appena finirà uscirò, mangerò soltanto, non voglio più vedere i fornelli, appena finirà non voglio più stare in casa, voglio andare. In realtà ci siamo, sembra quasi che sia diventato ancora di più il nostro luogo di Sì, intimo. ma abbiamo capito il valore simbolico della casa. Quando Clelia diceva che la maggior parte c'è un tempo maggiore per il corpo, per esempio, oppure si sta di più in cucina. Allora, noi abbiamo subito tutti un traumatismo, c'è poco da fare, collettivo, e che in qualche modo dovevamo stemperare. Fare il pane, far da mangiare, è qualcosa che ci rilassa, perché siamo noi che controlliamo i tempi di cottura, le lievitazioni, in qualcosa che non potevamo controllare. Quindi il ricorso alla cucina è stato
terapeutico. Come chiuderci dentro a una stanza da bagno è stato importante per ripararci un corpo, avere dei corridoi dove camminare è per sgranchirci le gambe. Cioè la casa è stata usata nel vero senso simbolico. Ecco perché la gente adesso ha capito che la casa può far bene, perché ci fa bene. Quando abbiamo riparato la casa, l'abbiamo rimessa in ordine, non è solamente perché non c'erano più le cameriere, chi se lo poteva permettere, ma perché avevamo bisogno di mettere in ordine, perché mettevamo in ordine la nostra testa, le nostre ansie. Quindi la casa, ripeto, è qualcosa che ci può aiutare moltissimo. Se la usiamo in questo modo, è fantastica. È fantastica perché oltretutto, prima di tutto, ci dà un quadro e una fotografia di quello che siamo. Noi guardiamo le nostre case oggi e guardiamo quello che siamo, che cosa prediligiamo, vediamo tutto di noi, che cosa ci piace, che cosa non ci piace e anche quello che potremmo cambiare nelle nostre case, perché in questo momento abbiamo capito quello che è essenziale, che è quello che ha detto Clelia, cioè far da mangiare, stare insieme in famiglia, parlare, mettere a posto le cose, riparare, riparare, riparare. Pararsi. Queste sono delle cose che forse erano più importanti che correre come dei matti, nel lavoro. Abbiamo capito anche che c'è un tempo per noi di riposo, di relax, quanto sia importante una parola scambiata. Quindi questi sono dei valori che secondo me dovremmo tenere e ricalibrare la vita di adesso, proprio quella attuale, che è E infatti, ancora da Luca sospesa. vorrei sapere, va bene che sei sempre in giro per il mondo, ma come fai, in qualche modo a non pensare che sia anche un po' una prigione, nonostante, cioè sono gli spazi che definiscono una casa, casa e non una prigione, nel momento in cui non c'è proprio l'atto di uscire, non vai, non c'è nessuno intorno a te, al di là della tua famiglia, non ci sono persone che puoi incontrare per strada o a un convegno o a un incontro. Come si fa? È una bella domanda. Qualche settimana fa, io faccio anche molta formazione. Qualche settimana fa ho ricominciato a fare formazione in aula, e ho preso il treno dopo 7 mesi, 6 mesi, 7 mesi. Ecco, già prendere il treno per me è stata un'emozione perché era una cosa che mi mancava. Il fatto di la mattina svegliarmi presto e scegliere l'outfit, quale camicia abbinarla alla giacca. Non ci dimentichiamo che tutta una serie di riti, no? Come dicevi tu prima, Francesca, li avevamo un po' abbandonati, no? Il fatto, non so, di scegliere il giorno prima che cosa mettersi, cioè io, o di preparare la valigia. Per esempio, io vivevo con la valigia vicino al comodino, perché mi capitava almeno 2 o 3 volte a settimana di andare fuori, di, come dicevi, andare a un convegno, fare esperienze. Ecco, quando ho ricominciato a viaggiare con la mia compagna ci siamo guardati, ma la valigia dov'è? Cioè avevamo completamente rimosso quell'accessorio che da fondamentale era diventato superfluo, mentre tantissime altre cose erano diventate invece più importanti. Infatti mi sono, specchiato nelle parole della dottoressa perché durante il lockdown abbiamo capito quante cose superflue avevamo in casa e abbiamo un po', non so, uno dei miei hobby era diventato aprire delle aste su eBay. Ho cominciato a vendere su eBay tantissime cose, un po' anche per gioco, no? Per divertimento, ma perché mi rendevo conto di avere tante cose in più. E non tanto per l'aspetto economico, perché ovviamente non è quando vendi una cosa la vendi più che altro perché non ti serve, non per guadagnarci, però tendenzialmente anche per dare una seconda vita a quell'oggetto, no? Che magari per qualcun altro poteva essere utile. Ecco, invece dal punto di vista lavorativo, ho, diciamo, avuto qualche difficoltà a riprendere quel tipo di ritmo per il semplice fatto che tante delle riunioni, tanti degli eventi che facevamo in presenza, ti dico la verità, farli online non è proprio una cosa malvagia. Quindi è stato un po' un riorganizzare i ritmi. Io non penso che torneremo totalmente a quello che avevamo prima. Io penso che tante cose Ma che perché poi facevamo prima tornare sono, indietro? Il bello non è infatti, andare hai avanti. perfettamente ragione e ti dirò di più, tante delle cose che prima facevamo
erano anche inutili, tra virgolette. Cioè, anche la bellissima chiacchierata che stiamo facendo adesso online. Sì, farla in presenza probabilmente era anche più stimolante, però ci rendiamo conto di come ognuno di noi è rimasto nella sua casa, ha mantenuto le sue abitudini fino alle 18:15 e poi ci siamo calati in questa conversazione. Finita la chiacchierata, torneremo nelle nostre abitudini e penso che in questo la tecnologia come fattore abilitante abbia un valore veramente Questo importante. è vero, però essendo un festival sarebbe stato bello essere a Treviso insieme perché saremmo usciti e avremmo bevuto uno spritzetto Sarebbe, insieme. hai E ragione, il quindi, festival, insomma, però sarà per il hai prossimo perfettamente anno ragione. quello. Abbiamo pochissimi minuti, allora, siccome il tema era la casa è ancora luogo della nostra intimità, io vorrei sapere da tutti e tre se per voi lo è ancora, cominciando da Clelia. Assolutamente sì, e effettivamente è stato un periodo in cui abbiamo avuto la possibilità, l'opportunità di riscoprire cose che avevamo dimenticato, insomma, e di anche imparare a fare cose nuove. Molti di noi, per esempio, se devo fare riferimento ancora ai dati, hanno scelto di imparare ad utilizzare le nuove tecnologie. Penso che questa è una cosa interessante per gli obiettivi più diversi. Abbiamo imparato a fare acquisti online, abbiamo imparato a fare le videochiamate per tenerci in contatto con i nostri cari, abbiamo imparato a fare didattica online, a seguirla a erogarla, insomma, e a riceverla. Quindi è stata sicuramente, come dire, un periodo in cui abbiamo riscoperto tutto quello che è possibile fare all'interno della nostra casa. Prima ho parlato, come dire, di attività che sono rivolte prevalentemente alla famiglia, ma la casa si è confermata uno spazio, un puzzle anche di spazi individuali, perché abbiamo avuto l'occasione per dedicarci ai nostri hobby molto più spesso di quanto non abbiamo fatto, non facciamo, non abbiamo fatto in condizioni normali. Durante il lockdown si è dedicato alla lettura dei libri oltre il 60% della popolazione, un dato che invece in altri momenti si attesta sul 30%. Chi lo ha fatto vi ha dedicato anche più tempo, quindi abbiamo riscoperto le nostre passioni. Addirittura a casa siamo riusciti a fare sport, a fare esercizio fisico. 11 milioni e 400 mila persone l'hanno fatto all'interno della propria casa. Solo il 7% lo ha fatto in spazi non di pertinenza dell'abitazione. Quindi, come dire, abbiamo riscoperto la casa come luogo di condivisione, ma anche di espressione di noi stessi, insomma. Quindi penso proprio che possiamo dare una risposta positiva a questa domanda. Luca. Ma se devo dire delle cose che ho iniziato a fare e che avevo un po' lasciato da parte, ad esempio cucinare, quindi mi sono ritrovato insomma nelle parole sia di Clelia che di Donatella, sia per aiutare in casa, perché ovviamente dicevamo con l'arrivo della nuova bimba serviva qualcuno che dava una mano anche da quel punto di vista, e sia proprio come sfogo, no? Dopo magari una giornata al lavoro, perché io comunque lavorando da casa non mi sono mai fermato, sentivo proprio l'esigenza di staccare. Allora, mentre prima magari andavo a fare una passeggiata con mia figlia, essendo chiusi in casa, ecco, un modo per staccare era quello di mettersi ai fornelli. E quella è diventata non una passione, perché ovviamente non mi reputo uno chef, però sperimentare è stata veramente una bella soddisfazione, anche perché poi non si cucinava tanto ma per la cena, quindi per la famiglia, e quindi era una bella soddisfazione. E poi ovviamente la lettura. Ho ripreso tanti libri che avevo abbandonato e ti dico, a livello di passione, anche i fumetti. Ho ricominciato a leggere tantissimo e una cosa invece che ho fatto meno è stata guardare la TV. Cioè non avevamo quasi tempo per la TV. Cioè sembrava come se le giornate non avessero più Il spazio telegiornale per sì, però. quello ovviamente perché purtroppo dovevamo Sky documentarci, anzi TG24 ce come l'avevi, no? Sempre assolutamente, c'è. Sky TG24 non lo mollavamo un attimo. Io ad esempio, ecco, tornando a questo discorso, ho iniziato a guardare
Sky TG24, ovviamente dalla televisione invece che dal computer. Cioè, finita la giornata di lavoro, il computer lo chiudevo e quindi la televisione diventava utile come mezzo. Però più che altro parlavo di TV, della serie Mi siedo a guardare un film. Cioè, nei gruppi Facebook leggevo persone dalla mattina alla sera su Netflix e mi domandavo, ma come fanno? Cioè, io stando in casa comunque non avevo un attimo di tempo libero perché c'era sempre qualcosa da fare. E quindi abbiamo riscoperto insomma delle belle cose Quindi però che anche chiudere il computer e accendere la televisione è un atto, cioè una di quelle cose, no? Chiudi una cosa, ne apri un'altra. Donatella, abbiamo un minuto. Il microfono. Allora, io ho imparato a fare il pane, non avevo il pollice verde, ho fatto diventare il piccolo terrazzo una meraviglia e poi soprattutto ho scritto un libro, quindi meglio di così non poteva andare. Ecco, Lo quindi leggeremo. casa è stato uno spazio per pensare, questo è Lo stato bellissimo. leggeremo. Grazie a Luca Rallo, a Clelia Romano, Donatella Caprioglio. Grazie per la Grazie. chiacchierata. Buon proseguimento col Festival dell'Istat. Grazie.